Tutte rispettate le premesse della vigilia, Chieti e L'Aquila danno vita ad un derby tirato dal primo all'ultimo secondo, ricco di occasioni da una parte e dall'altra, che ha divertito i 2000 e passa del Guido Angelini. Clima amichevole in tribuna con le tifoserie gemellate da sempre. Il presidente Teatino Bellia che consegna un dono all'omologo aquilano Gizzi, ma in campo è battaglia vera tra due squadre in palla e desiderose di superarsi senza troppi tatticismi. Meglio il Chieti nel primo tempo, pari ai punti la ripresa e non inganni lo 0-0 finale, risultato più che mai bugiardo. Le formazioni sono quelle annunciate, nessuna novità rispetto ai rispettivi successi di domenica scorsa. Niente fischi, anzi timidi applausi per l'ex Rinaldo Cifaldi dal suo vecchio pubblico. Giornalisticamente bisognerebbe partire dalla fine, dal rigore reclamato dall'Aquila in pieno recupero, ma non renderebbe giustizia ad un match pieno di pathos. Il là lo dà il Chieti con la rovesciata in bello stile di Rosa, immediata la risposta ospite con il numero di Colella. Non c'è un attimo di respiro, i neroverdi giocano che è un piacere, come nell'azione impostata da Scibiglia, rifinita da Mainella e conclusa da Ferretti. Sulla destra Savi dispone a piacimento di Nardo Ianni. Al 20° l'ex casolano va al cross e Mainella timbra la volée sul palo, poi Scibiglia spara alto. Poco dopo l'azione si ripete, cambia l'autore del traversone, Safon. Mainella stavolta si traveste da assist man, la botta di Costa è ancora fuori misura. L'Aquila si desta al 35°, contropiede Villa Colella, sventa Di Prete. Allo scadere di nuovo Chieti, Mainella è però in giornata negativa. Ripresa, in avvio si ripropone l'asse Villa Colella, diagonale parato. Più L'Aquila in questo frangente, al 13° traversone di Cavasinni, Colella impatta bene di testa, miracoleggia Di Prete. Reagisce il Chieti, prima con Mucciante e poi con Costa, la cui conclusione dà solo l'illusione ottica del gol. Tra i locali entra Sabatini che ha subito l'occasionissima sul destro, ma la mira è da rivedere. Tanti errori sotto porte, ma gli applausi sono scroscianti per lo spettacolo offerto. Al 21° riecco L'Aquila, ma Villa divora una rete già fatta. Ci si avvia alla fine, resta il tempo per la bella combinazione Colella-Pietrella e per il rigore reclamato con forza dagli aquilani, minuto 46, Mucciante, fino ad allora impeccabile, perde palla sulla pressione di Pietrella, che entra in area e va giù sul recupero del difensore. Assisi di Vibo Valencia, ben posizionato, lascia proseguire. Dunque parità giusta tra due squadre sicure protagoniste. Sì, devo fare i complimenti al Chieti e alla mia squadra. Tutte e due non si sono risparmiate, hanno cercato fino alla fine di vincere la partita. E hanno dato tutto, quindi penso che nonostante il risultato sia stato di 0-0, penso che il pubblico sia divertito e le squadre hanno espresso in campo di avere valore tutte e due. Al pareggio ci sta, l'unico rammarico è quell'azione finale, che il rigore era troppo netto per non darlo. Secondo me l'arbitro non saresti in grado di darlo all'ultimo minuto. Tutto qua. È l'obiettivo di una partita di calcio, bisogna essere bravi a far divertire tutti e poi bisogna essere bravi anche a vincere, cosa che diciamo ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse occasioni, siamo stati bravi, io dico un bravi ai ragazzi perché hanno messo umiltà, applicazione, va bene così oggi.